Salve a tutti e bentornati qui su Kiwi Dreamland 2, qua Jighe chi parla. E oggi sono qui per fare la seconda parte del livello 4, insomma mondo 4 come preferisco definirlo. Diviso in due perché di per sé i mondi stanno durando troppo adesso e quindi si va avanti così. Non diviso proprio bene perché avrei dovuto fare anche sto livello, però ok. Vabbè, facciamo adesso questo. Che a giudicare dall'immagine sappiamo già che cosa dobbiamo fare. Qua serve portare un specifico animale alla fine del livello. Senz'altro da fare. Semplicemente voglio vedere quell'animale. E sembrava un bel criceto femmina quello che ci sta chiedendo aiuto, quindi ci serve Rick. Oh, dannazione, quanto odio sti qua. Sei qua, vero? No. Non ancora, però questa cosa strano effetto, vabbè. Ho attirato le bestie sataniche. Non ci serve più lui. Basta non volarci vicino, dai. Più facile a dirsi. E servite. Ah, guarda, mi avrebbe dato anche lui. Peccato. No. Dannazione, ogni volta che devo scegliere. Tu, vieni qua. Ok. Beh, mi spiace un po' per Rick, l'abbiamo usato poche volte, quelle poche volte era un po' inutile. Però adesso finalmente ci obbligano un po' a usarlo, quindi usiamolo. E ovviamente, dato che non può saltare più di tanto, ce lo fanno sfruttare per parkourare. Dato che non credo tutti gli animali ti permettano di saltare sopra le loro teste. Le teste dei... Ah, così, animali. Ecco, una cosa che ho odiato di lui che non aspira del proprio. Devi proprio stare attaccato perché risucchi qualcosa. Oh, ok, parasole. Dannazione. Non che serve più di tanto fare così. Wow. Tu puoi saltare o no? Perché cosa qui? Che cosa facciamo qui? Ok, forse può arrampicarsi sui muri. Ecco, questo qua fa capire che questo livello è proprio ispirato perché usiate lui. Mi sa che questa abilità non ce l'aveva in Kirby Dream Land 2. Oh! Nascondi qualcosa? Sì. Mi sa che di per sé dove dovevo andare, non è che lo nascondeva però. Ok. Carino però, mi piace il livello così. Quello che non mi piace è non poter vedere cosa ci sia sotto, ma ok. No, qualcosa, un aiutino. Ok, pensavo già di essere morto, ma va bene. È abbastanza fortuna se non colpisci uno di questi. Grazie.
Dai, stai con noi. Sarebbe stato bello farlo in ognuno dei livelli in cui era stato richiesto, ma va bene. Prossimo, cos'era? Ah, giusto. Ciò che ci richiede lui è qualcosa che in realtà abbiamo visto solo una volta nel livello 2. E anche qua dobbiamo, in certe stanze, dobbiamo ricreare qualcosa. Che in realtà però io non so dov'è che effettivamente ti dice che devi ricreare questa determinata cosa. Bello il livello con i nemici disegnati. E te, di per sé il livello ha questa meccanica qui in cui di far spaccare i blocchi a lui. A quanto pare un'altra bella meccanica di questa puntata è che c'è un cane che non sta mai zitto, ma va bene. Ah, forse non mi sono aiutato così. Ma vabbè. Facendo così però mi faccio la scuola. Interessante. Allora l'abilità parasole effettivamente qua può aiutare. No, non fa. Non para, ok, stranissima la cosa. Tra l'altro l'abilità parasole non ce l'abbiamo sempre fuori. Qui posso scegliere. Beh, non abbiamo mai visto. Infatti, è così che funziona la meccanica. Non abbiamo mai visto lui qua con il parasole, quindi. E non lo usiamo da un bel po', quindi va bene. Ah no, in realtà l'avevamo visto, sì, faceva questo. Non so quanto sia utile in questo livello, però. Mi scusi, una porta un po' più grande in cui passare. Mi sta ammazzando il gatto perché non riesco a passare. Ecco, forse è meglio. No, quello mi ha aiutato un bel po' per ora. Con lui ho anche l'abilità tornado, quindi ottimo. Fammi un. Una porta grande, grazie. Sono stupido. Grazie. Tanto per quando devo ricreare quella cosa, sto da solo, mi tolgo gli animali perché possono essere un po' imprecisi. Ah, buondì. Sì, lui è questo, e di per sé quello che dobbiamo fare è ricreare lui. Anche se non erro lo devo fare al contrario. Bene. Ed era in questa stanza, vero? Bene, ti muovo un attimo qui. Addio a questa. Perché qua serve un po' di precisione. Dannazione. Lato è fatto. No!
Sì, non mi serve che mi allerti ogni volta. Frustante. Ok, fatto. Bene. Ora devo solo sopravvivere al livello. Vabbè, funziona anche sparare le loro ragnatele. Vabbè, dovrebbe essere salvata la missione. Non ho voglia di stare tutto il tempo con un punto vita. Ricordo che questa qua è la zona in cui devo andare alla penultima stanza, se non erro. Sì. Nonostante non fosse descritta come penultima stanza, ma va bene. Qua per qualche motivo hanno deciso di mostrarci tutte le cose, insomma, disponibili. Con questi esseri che vengono abusati solamente per essere illustrativi. Però lo prendo questo, grazie. Non ci sono comunque tutte le abilità, quindi vado. E forse dovrei pensare, perché prossimo, se non sbaglio, c'è il boss, quindi non so chi sia il boss effettivamente di questo mondo. Anche se forse è Undyne, però. Fuoco forse. Questo di sicuro non aiuta senza animali. Questa stanza è vagamente familiare, perché è una versione specchiata dalla prima volta che abbiamo incontrato sto tizio. Questa perché concludiamo con questa stanza qui, che è di nuovo pastellata, ma stavolta, beh, sì. Carina come cosa, però. Ovviamente voi rompete le scatole al massimo. E abbiamo fatto, sì, ottimo. Non è che mi serva nulla qui, quindi grazie. Sì, è lei. E se non sbaglio funziona che dipinge cose e noi dobbiamo solo dire le sue cose. Non è vero che non fosse in salvataggio. Beh, appena creato il mostro, uno dei boss di Kill Bill 2. Quindi mi sa che sì, tutti questi hanno pochissima vita, probabile. Forse questo qua perde un sacco di vita perché ho anche la vita a fuoco. Sì, e anche questo è del Dream Land 2. Oh, è un rematch con i boss del Dream Land 2. Incredibilmente. Ok, stavo per dire, forse ho scelto l'abilità giusta. Perché quando si carica non posso colpirlo? Dannazione. Sì, stavolta. Oh, loro due, che bello. Sono odiosi. Però probabilmente non sono così odiosi questa versione, vero? Cioè, sono solo una piccola parte. Uno è già andato.
Yay, Craco. Vai via, per favore. Lento il processo, ma molto più semplice. No, se sbaglio direzione, no. E dai. Ok, non me lo fate colpire per l'ultima volta? Grazie. Ah. Ok, è divertente. Beh, che a dire, questo mondo non sembrava per nulla da dividere in due, ma... Vabbè, ormai è fatto. E abbiamo liberato il mondo 5 e liberato del tutto il mondo 4. Quindi nella prossima puntata faremo forse solo una parte del mondo 5. Quindi qua è tutto, noi ci vediamo alla prossima, grazie per aver seguito questo episodio e arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao!